Cari amici, cari gatti web, benvenuti a questa puntata della finestra sulla città. Questa volta la città di cui ci occuperemo non è la nostra, non è la nostra cari gatti, ma ci è venuto a trovare un giovanissimo, ma proprio giovane, giovane, giovane consigliere comunale di un paese proprio vicino, un bel paese che in quest'ultimo periodo sta cercando anche di darsi un colpo di reni per, diciamo, un restyling come stanno facendo altri paesi della provincia di Agrigento, e sto parlando di Palma di Montechiaro. L'ospite è Salvatore Malluzzo, 23 anni, benvenuto Esatto. Salvatore, e complimenti perché tu alla tua giovane età, diciamo, sei quasi ad un tuo secondo mandato da consigliere comunale. Esatto. Ciao Cesare, ciao a chi ovviamente ci segue. Questo è il, diciamo, si può dire un quasi secondo mandato, sì, perché nelle elezioni del 2013 mi sono candidato e sono stato il primo dei non eletti, mi sono candidato nelle file del PDL, poi sono subentrato perché una collega consigliere del partito si è dimessa e quindi sono subentrato io come consigliere. Oggi ci troviamo ad essere nuovamente consigliere comunale, eletto in una lista civica, siedo tra i banchi della minoranza, è questo. Ora ci entriamo a pie pari. Prima di entrare proprio nel discorso politico che ti può riguardare, invece la cosa più interessante è l'aspetto sociologico della tua presenza oggi qua, perché 23 anni tu sei uno studente di giurisprudenza, tra l'altro ad un anno e mezzo dalla laurea, quindi stai anche bruciando le tappe dal punto di vista, come dire, professionale, nel senso ti sbrigherai a prendere la laurea in giurisprudenza. Io sono convinto di una cosa, guardatelo bene questo ragazzo. E un po' di naso arrivato a queste cose, un po' ce l'ho. Di questo ragazzo noi ne sentiremo parlare, perché è uno che parla bene, è giovane Grazie. e fa già delle cose serie. Grazie. Tu stai studiando giurisprudenza, abiti in quel di Palma di Montechiaro. Esatto, Ma se tu mi abito. volessi raccontare il tuo paese, cioè io lo conosco, giusto? Sì. Mi capita anche di andare a Palma di Sì. Montechiaro, conosco anche qualche persona, qualche amico che vive lì. E se tu mi dovessi raccontare il tuo paese, cosa è che trattiene un ragazzo di 23 anni in un periodo di emorragia sociale che sta portando tantissimi ragazzi a cercare fortuna da altre parti, un ragazzo brillante come te, prossimo laureato in giurisprudenza, poi non so se opterai per la carriera forense piuttosto che per altre carriere, a comunque insistere nel cercare di fare territorio? Allora, innanzitutto Cesare, ti ringrazio per le bellissime parole che hai speso, grazie, grazie mille. Allora, sì, sono uno studente di giurisprudenza, come tu hai ben detto, e il mio sogno è quello di intraprendere la carriera in magistratura, quindi intraprendere la carriera di magistratura. E, è vero, sì, la politica sta tentando di rubare, diciamo, spazio a quella che è l'università, però tendiamo di conciliare entrambe le cose. Mi hai fatto una domanda molto bella. Se io dovessi raccontare del mio paese e del perché io ancora oggi stia, ecco, stia in maniera anche a volte testarda, tentando di rimanere ancora nel mio paese, nonostante, come tu hai ben detto, questa grande emorragia che c'è in tutti i paesi, devo dire, dell'Agrigentino. Ebbene, quello che mi lega nel mio paese è proprio l'amore che io nutro nei confronti di Palma di Montechiaro, è la voglia. Una voglia proprio incredibile di tentare con tutte le mie forze di riuscire non a fare un cambiamento eclatante, ma a tentare di migliorare ciò che è possibile rendere migliore. Questa è la mia teoria. E ciò che mi lega è proprio questo: mi lega la voglia di fare di Palma di Montechiaro, perché no, un paese che sia vivibile, che sia un paese appunto che abbia tutte le caratteristiche possibili per essere elevato ad un paese che può essere anche paragonato anche agli altri paesi della provincia di Agrigento, perché spesse volte la cosa che io non accetto è che Palma di Montechiaro sia sempre emarginata o visto come un paese chissà quale Dobbiamo paese dire, sia. do, alla, do, la dobbiamo dire tutta, proprio per arrivare, Sì. diciamo, alla sintesi del tuo pensiero. Sì. Palma di Montechiaro è un paese, come dire, arroccato sul mare, con Marina di Palma, che è un posto bellissimo, dove molte persone Assolutamente. vanno a fare le vacanze, eccetera, Sì, eccetera. Ha sì. vissuto un periodo come anche tanti altri Tanti paesi, altri voglio paesi. ricordare Porto Empedocle, ma voglio ricordare anche Racalmuto, eccetera, eccetera, le cui vicende criminose e criminali lo hanno portato alla ribalta, per cui molto spesso la nomea che si ritaglia un paese, vuoi che sia Palma di Montechiaro, che vuoi sia qualche altro paese, in qualche modo si perpetua nel tempo. Esatto.
andare a sconfessare questa nomea. Credo che Palma di Montechiaro in qualche modo abbia già iniziato da un po' di tempo a questa parte a sconfessare questa nomea, perché vi è anche un certo movimento intellettuale. Voi avete una biblioteca bellissima. Biblioteca intitolata proprio... Me ne hanno parlato, non l'ho mai vista. Esatto, è molto bella. È una biblioteca proprio intitolata al magistrato Falcone, a Giovanni Falcone. Vabbè, Palma di Montechiaro vive di turismo, potrebbe vivere di turismo, perché abbiamo dei monumenti bellissimi. Basti ricordare il castello Chiaramontano, e poi abbiamo il monastero delle Benedettine, un monastero di suore di clausura. Avete una cattedrale bellissima, stupenda. Molti decidono di andarsi a sposare in quella cattedrale, per quell'enorme scalinata. Infatti proprio in quella chiesa vi è il maggior numero di matrimoni in assoluto. Devo dire, forse in tutta la provincia, credo, non lo so, o darsi che mi sbagli. Comunque, ecco, Palma è il paese, è il mio paese. Molti, diciamo, dei miei coetanei, sì, sono andati via. Però, come ti dicevo poc'anzi, quello che mi lega alla mia città è proprio questo amore incondizionato. Quanti abitanti fate? Allora, Palma, ufficialmente siamo 20.000 abitanti, dovremmo dire. Perché è proprio a causa di questa forte emorragia di emigrati, circa 5.000 sono andati fuori, proprio per necessità. Di cosa vive fondamentalmente? Palma, vi dicevo, vive principalmente di agricoltura, quindi ci sono tante aziende agricole, e potrebbe vivere, utilizzo di proposito il condizionale, di turismo, perché spesse volte non viene valorizzato. Ci sono però dei piccoli segnali, vero? Sì, no, dei piccoli segnali, sì, grazie a delle associazioni tipo l'Archeo Club di Palma di Montechiaro ed altre associazioni, la FIDAPA, il Rotary, che si danno da fare per valorizzare il nostro paese. Però dico, forse, secondo il mio punto di vista, è giusto che questi monumenti siano ancora di più valorizzati, ecco, perché meritano tanto. Salvatore, ti voglio chiedere una cosa. Sì. Tu, che hai 23 anni, hai la possibilità di interfacciarti con ragazzi della tua stessa età, sì, su quelle che potrebbero essere delle progettualità, delle immaginazioni, delle visioni che si possono avere di un paese che comunque strutturalmente, diciamo, e territorialmente è allocato in un posto davvero bello? Avrebbe bisogno sicuramente un restyling estetico, perché l'edilizia degli anni 70-80 in maniera selvaggia ha un po', come dire, lasciato andare dal punto di vista estetico alcune parti del paese, però vi è una parte storica che andrebbe comunque ripresa e rivalorizzata. Con i tuoi coetanei che tipo di discorsi fate? Che tipo di ragionamenti fate per poter riportare in auge questo piccolo paese della provincia di Agrigento? Allora sì, non ti nego che noi, Cesare, spesse volte ci interroghiamo su come noi immaginiamo in futuro Palma di Montechiaro. Noi ce la immaginiamo, devo dire, un paese che, in cui i piccoli servizi minimi ed indispensabili non diventino qualcosa di straordinario, ma diventino una normalità. Ci immaginiamo, ecco, come dicevo io, una palma che sia incentrata sulla vivibilità, anche investendo principalmente su noi stessi, cioè su noi giovani, perché è vero, noi siamo il futuro del paese, noi dovremmo essere la classe dirigente della nostra società, e quindi c'è bisogno più considerazione nei confronti dei giovani, perché ti assicuro che molti si sentono lontano dal mondo della politica. Perché? Perché i politici oggi hanno dimenticato che vi si sente la necessità di parlare, di interloquire con quello che è il vero, lasciamolo passare, il vero giudice degli amministratori locali, degli amministratori regionali, degli amministratori nazionali, che è il popolo, il cui giudizio per me è insindacabile. Se il popolo ti dice che deve andare, te ne deve andare, o che tu hai amministrato male, te ne devi andare. Io sono di questa idea, perché il loro giudizio è insindacabile. Tra l'altro la nostra Costituzione dice che il popolo è sovrano, ed è la verità. Ecco, la politica deve ritrovare se stessa, deve avere un'interfaccia, come tu dicevi, di più con i giovani, perché è lì in cui bisogna puntare. È vero, sì, attenzione, non sono alla Renzi, solo i giovani e gli altri dobbiamo rottamarli, no, perché la saggezza degli anziani serve, attenzione, però al tempo stesso serve anche un maggiore investimento nei confronti dei giovani.
Ecco, secondo me, se gli stessi si sentissero trascinati dal mondo della politica, trascinati ad investire di più, perché politica non è giochi di palazzo, non è io prendo questo assessorato, tu no, vai in quell'assessorato, no. La politica io la intendo nel senso vergine della parola, che è la politica proprio fare il bene della città. I greci sono stati gli inventori della politica e dicevano proprio questo, la finalità della stessa deve essere fare il bene della città. Ebbene, dunque, oggi credo che questo concetto sia in forte crisi, una forte crisi. Tu in verità parli come un uomo navigato, e questa cosa, no, ma te lo devo dire, perché vedo che nei tuoi ragionamenti cerchi di diciamo di evitare la retorica e cerchi di parlare con il cuore, e questo dà speranza, nel senso che quando un giovane come te di 23 anni, di belle speranze, perché è prossimo alla laurea in giurisprudenza, diciamo muove questa attenzione nei confronti di un paese con tutte le sue difficoltà, diciamo questo lascia presagire che abbiamo ancora qualche speranza, ed è una cosa importante. Voi avete comunque un sindaco che è abbastanza giovane. Sì, credo sia, se la mente non va lontano, credo sia il sindaco più giovane che Palma abbia avuto dopo il secondo dopoguerra. Ecco. Quanti anni ha? Allora, vogliamo ricordarlo? Allora, si chiama Stefano Castellino, il sindaco Stefano Castellino, credo abbia... Che sindaco... Scusami sindaco... Stefano, se... ti perdonerò. Se dimentico i tuoi anni, credo abbia un 40-42 anni, credo. Lo inviteremo in trasmissione, glielo faremo. Tra l'altro Stefano, devo dire, al di là dei ruoli che uno ha, è una persona veramente alla mano, una persona che si dà... Questo ti fa onore, perché grazie. Un uomo dell'opposizione, questo mi lascia ancora di più ben sperare, perché un uomo dell'opposizione che comunque non vede nell'altro l'avversario, non vede un nemico, ma vede solo, come dire, un avversario politico, quindi con quello che comporta l'avversario politico, la competitività, cioè il confronto, lo scontro, che rimanga sempre in termini assolutamente civili. Questa è una bella cosa. Comunque, il tuo sindaco, mi auguro che dopo aver visto questa trasmissione mi darà un colpo di telefono per venire, perché è bello parlare dei paesi. Vedi, Canicattì Web viene visto in tutto il mondo, e non esagero, non sono un megalomane quando dico questa cosa, perché noi abbiamo i tabulati, noi abbiamo un 30% di lettori che ci seguono da Germania, Francia, Olanda, Inghilterra, Spagna, Australia e America. Per cui voglio dire, ci vedono, saranno sicuramente gli emigrati, quelli che sono andati a stare fuori, sicuramente un americano non viene a guardare Canicattì Web, però ci guardano anche dagli altri paesi, certo. Come il tuo, come Porto Empedocle, come Ribera, come Sciacca, eccetera, eccetera. E fare parlare i paesi, fare parlare i rappresentanti dei paesi, oggi significa, come dire, accendere tante luci che molto probabilmente tutte messe insieme possono diventare dei punti di riferimento. Sì, è vero, io, Cesare, sostengo che i paesi, come il mio, come altri paesi, diciamo, paesini della nostra provincia, siano il cuore pulsante dell'Italia. Perché, diciamo, senza i paesi... L'Italia senza i comuni, senza i sindaci, senza gli amministratori locali, senza i consiglieri comunali, che sono, permettimi di dire, il vero collante tra quello che è la politica e le problematiche della città. Sono loro, siamo noi amministratori, consiglieri comunali, i sindaci, e ogni giorno ci troviamo ad affrontare problematiche di qualsiasi tipo. E credo dunque che, secondo il mio parere, le città, i piccoli paesi rappresentano quello che è il cuore pulsante della nostra nazione, dell'Italia. Il vostro sindaco da quanto tempo è? Il sindaco è stato eletto l'11 giugno di quest'anno, quindi pochissimo tempo. Che impressione hai tu da consigliere dell'opposizione? Cioè, è come quando sali in macchina con uno, ti accorgi, diciamo, fin dai primi chilometri, vabbè, questo è bravo a guidare, no, visto, mi sa che mi devo tenere nel passamano. Che impressione hai del sindaco che si è insediato, anche se è così da poco tempo? Allora, innanzitutto ti dico una cosa: per me, diciamo, l'opposizione è, sì, uno deve essere un organo di controllo, perché a noi è stato demandato il compito di vigilare e controllare l'operato dell'amministrazione. È anche vero che però sono dell'idea anche qui che nei piccoli paesini, con tante problematiche che ci sono, uno deve fare opposizione giusta, non un'opposizione tanto per fare opposizione. Cioè, bisogna fare un'opposizione costruttiva,
un'opposizione propositiva, non il bastian contrario a tutti, esatto, non un'opposizione basata sull'ostruzionismo, basata su muri che poi diciamo su muri di sabbia che poi si tramutano a essere un nulla. Cioè dobbiamo essere persone serie, dobbiamo essere un'opposizione, cioè bisogna guardare, ecco, al cittadino. Ecco, io nel mio operato in questi pochi mesi devo dire che l'unica persona che sto guardando è la mia città, cioè sono i cittadini stessi che ti hanno votato in più di 500. Sì, sono 508 voti. Sono stato eletto il primo della mia coalizione e il quinto più votato nella mia città. Devo dire che è stato un bellissimo risultato, un risultato straordinario. Ti capita di immaginarti che un giorno il sindaco di quella città sarai tu? Sii sincero, però. Sì. Bravo. Sì. Bravo. E non ti nego che in futuro ci vorrei provare se sempre i cittadini daranno... È assolutamente legittimo. La possibilità di esserlo. Ecco, ti dicevo Stefano, che impressione mi fa? Stefano mi fa l'impressione di... una persona che ha grandissimo senso delle istituzioni. Tra l'altro vorrei ricordare che Stefano Castellino è il nipote di Giulio Castellino, il dottore Castellino ucciso nel lontano 97 per mani mafiose, quindi è stato ucciso nel 97, quindi è suo nipote, e devo dire che ha grandissimo senso delle istituzioni, questo non lo metto in dubbio, lo noto ogni giorno anche parlando con lui, e ha grande voglia di lavorare. Comunque è uno che ha fatto la gavetta politica, mi pare che è stato consigliere comunale, se non ricordo male. Consigliere comunale e mai. Assessore provinciale, ricordo bene. Il presidente Dorsi, tra l'altro mio compaesano, il presidente Dorsi. E devo dire che ha voglia di lavorare, grandissima voglia di collaborazione, e non mostra chiusure nei confronti dell'opposizione, anzi è molto aperto, molto, molto, ecco, accogliente anche nei confronti dell'opposizione, perché spesso volte no, ci può essere quel sindaco che abbia totale chiusura nei confronti della minoranza, invece no, Stefano devo dire che ha una grande voglia di lavorare, una grande voglia di collaborazione. Certo, ovviamente, come diciamo in tutte le esperienze, alcune volte capita di cadere, però l'importante è che ci si rialza. Stefano, devo dire che ancora sono pochissimi mesi, di cadute grandi non ne ha fatto, ma di piccole cadute legate ad esempio a volte È molto suscettibile lui nel è uno che è uno di istinto, ecco. Esatto. Di pancia. Sì, ecco, mettiamola così. Questo gli fa onore. Tu sei un politico fino, comunque, perché vedo che io ho 50 anni, ho più del doppio della tua età. Sì. E utilizzi le parole con una prudenza che è solo appannaggio di chi ha molti ma molti più anni alle spalle di te. Per cui ti dico che, voglio dire, sei di mestiere e mi impressiona positivamente questa cosa. Sai cosa mi piacerebbe? Che tu lanciassi un'iniziativa, se ti va di raccogliere questa mia idea. Tu dovresti, come dire, interagire, quindi creare un motivo per interagire con tutti i consiglieri comunali che ci sono in provincia Agrigento sotto i 25 anni. Ad esempio, questa è una cosa che non si è mai pensato di fare, a prescindere dal colore politico, a prescindere dalle posizioni partitiche, eccetera. Però mettere attorno ad un tavolo giovani che si apprestano alla politica, che comunque sacrificano il proprio tempo libero, che a quell'età, voglio dire, è di una preziosità straordinaria. Magari per un cinquantenne potrebbe essere un modo per impiegare il tempo in maniera diversa e magari uscire da casa. Sì. Però per uno alla tua età significa comunque rubare del tempo a tante altre cose. Per cui, secondo me, potrebbe partire da Palma di Montechiaro questa iniziativa, non sarebbe assolutamente male. Assolutamente sì, colgo al volo questo tuo pensiero e devo dire cercherò di portarlo avanti, perché è giusto che noi giovani, tra virgolette, politici che ci accingiamo ad essere la classe dirigente chissà del domani, iniziate ad intrecciare rapporti fin da adesso. È giusto e colgo in balzo questo tuo pensiero e cercherò di portarlo avanti. Ti dicevo, sì, io amo molto ponderare le parole.
Io amo sempre, sono molto prudente, amo molto ponderare le parole. E io, ecco, di politici nazionali seguo una persona attualmente Presidente della Repubblica, che è Mattarella. Mattarella è per me una persona intelligentissima, ovviamente, una persona pacata, è una persona che come me ama ponderare le parole. Cioè io non parlo ovviamente con connessione di logica, ma soprattutto bisogna, ecco, spesse volte i politici, lo noto in tutti i programmi della televisione, tra Ballarò, tra Di Martedì, eccetera, parlano tanto per parlare. Bisogna parlare, secondo me, con cognizione di causa e quando è giusto farlo, e mettere ad ogni parola il suo peso e il suo Io ti significato. invidio questa dote perché è una dote che non mi appartiene, ecco, per cui No, voglio dire, grazie. no, te la invidio davvero. Grazie. E, Salvatore, siamo quasi alla fine di questa chiacchierata e ti devo dire che mi è piaciuto questo averti qui perché abbiamo parlato non di Palma di Montechiaro, in quel di Canicattì, ma voglio dire, stamattina abbiamo avuto il sindaco di Deria che andrà in onda la prossima Banchieri. settimana, sindaco Banchieri, anche egli molto giovane. Per occupare la poltrona di sindaco, sta Assolutamente. facendo benissimo nella sua Delia, per cui No, è voglio un ottimo dire, e sindaco. quindi, però interfacciarsi, conoscere, come dire, sfaccettature diverse di questo nostro territorio così straordinario, così bello, di questa terra così magica, di cui molto spesso noi che ci viviamo non abbiamo contezza, perché la verità a volte è che spesso ci fanno accorgere gli altri che noi viviamo in un posto bellissimo. E perché? Quelli di fuori dovrebbero venire a Palma. Che cos'è che offrono a livello di cucina, a livello di visite guidate, a livello... Facciamo un attimo, come dire, un attimo un purpurì di cose che ci sono da vedere, di cose da vedere a Palma di Montechiaro. Innanzitutto, una caratteristica di noi palmesi è l'essere iper, ecco, Accoglienti, vi accoglienti, conosco molto, bene, molto, molto assolutamente. accoglienti. Quindi, sotto questo profilo, siamo proprio, secondo me, al top. Dopodiché, cioè, il nostro paese è incentrato principalmente, come ti dicevo, sul mondo della cultura. Noi, tra l'altro, sono presidente della Commissione Cultura nel mio paese, Non poteva essere quindi. altrimenti, non poteva essere altrimenti. Grazie. Quindi ci sono tantissimi monumenti da vedere, la Chiesa Madre, come tu ben dicevi, il Castello Chiaramontano, il Monastero delle Benedettine, il Palazzo Ducale, dove si trova tra l'altro la nostra biblioteca, una bellissima storia, Palma è una storia di santi, mettiamola così. Poi anche il mondo della cucina. Noi vi consiglio, soprattutto proprio perché si sta parlando di cucina, di venire ad assaggiare i biscotti ricci. I Che sono biscotti ricci famosissimi i sono biscotti ricci. famosissimi, citati tra l'altro nel romanzo del Gattopardo Come da Tomasi di Lampedusa, e sono buonissimi. Non vi svelo come sono fatti, assaggiateli, venite nel nostro paese e poi date un vostro commento. Certo, ovviamente, come in tutti i paesi della nostra provincia, ci sono i pro e i contro in ogni paese, oggi però vogliamo parlare dei pro. dei pro, ecco, Oggi e i pro sono, devo dire, abbastanza tanti, cioè sono abbastanza nel nostro paese. Quindi vi consiglio di venire perché ci sono tantissime cose buone da mangiare, tantissime cose belle, tante cose belle da vedere. E bene, poi se volete passare al comune, vi accolgo a Vi farà braccia da aperte guida, e tra l'altro c'è vi farò Maria di camminare. Palma, ricordiamolo che d'estate è una località turistica che viene presa Maria di Palma, d'assalto. una località molto bella, tantissimi chioschi, la Torre San Carlo, proprio che si trova a Marina di Palma, insomma, è un paese da venire a visitare. Quindi vi consiglio di Oggi venire. hai reso un grande servigio al tuo paese, per cui voglio Grazie. dire, Per il mio paese questo ed sono altro. ben contento di sentirti dire questa frase così patriottica che è da tempo che non sentivo. Salvatore, grazie per essere stato qui con me. Voglio dire, mi auguro che sia anche, come dire, la prima volta di una lunga serie. Tu potrai venire tutte le volte che avrai qualcosa da raccontare al tuo paese, iniziative, quello che vuoi, non ci sono problemi. Mi auguro, perdonami se ti interrompo, mi auguro pure di avere ospite anche il tuo sindaco, così avremo il piacere di farlo Va conoscere bene, ai nostri lettori. sicuramente lui verrà. Io invece ti ringrazio, Cesare, ti ringrazio per l'opportunità che mi hai dato
di essere intervistato da te, complimenti per il tuo programma, lo seguo sempre, e complimenti per la tua persona, sei un grande giornalista. No, no, sono un aspirante giornalista ancora, sono un editore, prenderò a fine anno, diciamo, mi auguro di essere nelle condizioni di poterlo dire. Viva la democrazia e viva la libertà sotto ogni suo profilo. Assolutamente, viva sempre la nostra Sicilia, comunque va. Sempre. Grazie Salvatore. Grazie a te.